Arriva all'Ocrean Ice Giovanni Cacioppo, il noto cabarettista che ha partecipato alle migliori trasmissioni comiche degli ultimi 30 anni, da Scatafascio con Paolo Rossi a Zelig, Colorado e Mai dire lunedì. Durante lo spettacolo ha parlato della sua Sicilia, degli usi e costumi della nostra epoca, del rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro, di storie ed episodi carpiti nei racconti degli amici al bar. Proprio col sud eccezionale, anche perché io quando vengo in questi posti gioco in casa, che non è che c'ho da interpretare, è la stessa mia cultura, civiltà, insomma, cosa che ho vissuto veramente. Giovanni Cacioppo è in tournée nei migliori teatri italiani con lo spettacolo Che rimanga tra di noi, una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale. Che rimanga tra noi, come sta andando la tournée? Non è andando bene, io anzi vorrei chiuderla, però non ce la faccio. Continuano a chiamarmi per nuove date, nuove cose. Io vorrei, da quest'estate che mi vorrei riposare, però non riesco. Un'antica amicizia anche con Teo Teocoli, se non sbaglio, andava anche con trasmissione assieme a lui. Con lui abbiamo fatto Mandire martedì, Zelig pure, alcune partecipazioni a Zelig, e altre serate in giro, convention, robe così. Senta, come vede questi giovani d'oggi? Giovane, quindi stanno a fare, devono fare la loro vita con i loro errori, i loro successi. Noi non gli possiamo dare consigli perché siamo di un'altra generazione, quindi i nostri consigli sono scaduti ormai. Consigli scaduti, ma a proposito era la battuta Che rimanga tra noi, Che rimanga tra noi è il titolo di questa tournée che lo vede impegnato. Un saluto e un augurio ai telespettatori di Telemia. Vi auguro buon anno, che questo 2024 sia migliore del 2008 e del 75. E lì come chiede lì, ognuno di noi c'ha, vedi, prendono tu WhatsApp aperto nel telefonino, cioè con i colleghi del lavoro, pandemia, scuola dei figli, dopo scuola dei figli, quarantesimo dei figli, gli amici del bar, gli amici facenti, gli parenti secchi, i nonni, tu ti sbagli a mandare una foto, una cosa, che magari a volte le donne si somigliano, ti sei un burdello. Però per l'altro, una foto spiritosa, volevo mandare una foto porno, gli amici cazzetto, sbagli a mandare la catechismo ai miei figli. Non si può portare nulla a fine a casa, l'assistente sociale, non si può portare la cameretta, il quaderno, il computer, un pomeriggio ci vuole.